Ciao a tutti i cacciotti, benvenuti in questo nuovissimo video. Allora, come prima cosa vi faccio vedere che ho modificato una robetta. Come vedete, qui ho messo un po' di roba. Allora, qui c'è la torcia che attiva le lampade. Ho messo un blocco di redstone e un alpha slab. Non mettete un blocco intero, ce lo fate anche voi, perché sennò la redstone torch passerà l'energia a questo, che passerà l'energia a questo, che disattiverà questo, che quindi toglierà l'energia a questo, che toglierà l'energia a questo, e quindi è un loop finché la cosa non si brucia e tipo ogni 20-30 secondi rifà tutto il loop ed è un casino. Poi lì ci ho messo semplicemente un pezzo di redstone e ogni volta che si attiva cioè che si disattiva, nel senso, quando si attiva lì non fa rumore. Però quando smette di fare le fornaci manda l'impulso di redstone, cioè fa mancare l'impulso di redstone, quindi questa si riaccenderà e farà suonare il nostro coso. Avrete modo di sentirlo in futuro. Allora, quello che voglio fare oggi è posare le cose che stavo usando per fare, per l'appunto, tale misfatto, e andare a vedere una possibile sì, ho rimesso il bobbing perché è più divertente il bobbing. È una possibile via per oh, no, miseria, guarda quanti slime. Sì, grazie a chi mi ha detto che spawnano solo in normal e hard. Vabbè, lasciamo stare. Quanti sono? Vediamo quanti me ne danno. Ricordo che qua c'ho loot in due, quindi. Ok, allora io ne ho 0. 29, hai capito questi pezzi di Vrent? Ok, basta citare Vrent che me l'avete detto tutti. Quindi mi pare giusto anche rispettare i vostri voleri, quindi non dirò più Vrent. Vrent, 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 Vrent. Vuoi vedere da che parte esce? No, non dimmi che va proprio in mezzo alla slime, alla roba della slime. Beh, e si può rimediare facilmente. Però io volevo fare una specie di tunnel. Così. No, fammi abbassare un po' il volume che qua dopo non sentire più la mia voce. Però fammi mettere anche un po' di musica. Ok, quello che volevo fare è per l'appunto costruire un tunnel che da casa mia mi porta alla hub del Nether, quindi. Ora non so ancora di cosa lo farò. Quello che so è che lo farò probabilmente alto 3, perché ho dei progetti in testa. Alto 3 e magari con un po' di luce. Ok, non so se voglio veramente farlo alto di 3. Sì. Lo si fa alto 3 e lo si prolunga finché si può. Allora, intanto vediamo fin dove arriva questa parte. Oggi è più presto del solito. Basta, sono le 8. Sì, lo so che ora mi chiederete, ma perché registri così presto? Io ho questo problema, che non so se è tipo una malattia o cose varie. Però ho questo problema che io, una volta che mi sveglio alle 5 e mezza di mattina, io ogni giorno mi sveglio alle 5 e mezza di mattina. Non so perché, mi piacerebbe cambiare questa cosa, ma è così. Io inizio a svegliarmi alle 5 e mezza di mattina un giorno e per tipo un mese mi sveglio allo stesso orario senza fappate. Ok, quindi qua in realtà si può rimediare perché per fortuna non è proprio qui, quindi potremmo creare una specie di buco ascensionale che va verso l'alto, una piccola stradina in cui si scende. Sì, si può fare, si può fare.
Bisogna liberarsi un po' di tutta questa roba. E arriverebbe tipo qui, ma qui io posso farlo scendere. Posso farlo scendere. Posso farlo scendere tipo... Un attimo, allora, se qui inizia posso farlo scendere tipo così, di due, in modo che qui ci siano due, uno, uno, due, tre, uno, due. Vi spiego dopo cosa voglio fare. Tanto facciamolo. Sta facendo notte? No, è che faceva buio. Basta. Allora, sono 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ok, così può anche andare un po' più sotto magari. Vabbè, si può tranquillamente mettere un blocco lì. Quindi sono 3, più o meno. Direi che possiamo cercare di andare così finché non troviamo... Ah, ora sì che è notte. Una entrata nella cava. Tipo questa. È la cava sotto casa mia? No, sembrerebbe di no. Ah, ok. Ok, però si può fare. Quindi qui sotto dovremmo essere tipo sotto casa mia. Ecco. Quindi potremmo fare una specie di uscita d'emergenza o uscita segreta in cui io premo un pistone. Premendo il pistone cado in una pozza d'acqua. La pozza d'acqua che finisce tipo qui. Io da qui posso salire in questa strada. Posso semplicemente correre e correndo arrivo alla porta del Nether. Sì, mi piace come idea e la voglio effettuare. Tanto le slime ce le ho, la resta non ce l'ho, bisogna solo andarci di ingegno. Ora bisogna vedere che blocco è questo, perché a seconda di che blocco è potremmo dover ok, se ah no, proprio accanto al letto, quindi dovremmo andare un po' più in qua, tipo qui. Vabbè, poi vediamo, tanto andiamo a dormire che sennò qui si fa notte fonda. Avete anche espresso la vostra volontà di evitarmi di, insomma, di dire tante volte FAP, tu sei un fappone, veramente un fappone, guarda lì che fappone. No, ok, no, sto scherzando. Se volete posso fare il studio un po' più serio, parlare delle cose più del gioco, senza fare cose sceme. Posso fare il serio, l'avete visto, l'ho dimostrato che posso fare anche il serio. Non voglio metterlo qui. Mettiamoglielo qui. Guarda, se esce un creeper all'improvviso lo picchio proprio di brutto. Proprio lo mostro. No, meglio non dirlo. Meglio non finire la frase. Ok, basta. Ok, allora spero solo di non cadere nel buco perché sarebbe colmo. Per poco, per poco. Allora, quindi io voglio che il mio coso sia... What the fuck? L'hai sentito? Oh, fa più. Non vorrei dover rifare tutto da capo. Beh, possiamo fare una cosa di questo tipo. Beh, teoricamente sì, si può fare. È
fattibile come idea. Sì, qua ci metti questo. Eccolo, eccolo. Enderman, mi servi. Ho una bellissima spada con loot in due. Voglio solo picchiarti di brutto. No, fa più. No, su via. Porco demonio di un cane lurido impastato di. Dai, su via, fatti ammazzare un po'. Che ti costa? Ti sto guardando. Ti sto guardando. Ti sto guardando. Ti sto. Dove sei? Non ti sto più guardando perché non ti trovo. Eccolo, eccolo. No, questo è un ragno. Endermanno. Endermanno, dove ti sei nascosto? Non ti voglio far del male. Ho delle caramelle. Sono al gusto liquirizia. Lo so che ti piacciono. No? Ok, si vede che la liquirizia proprio non gli va a genio. Ok, quindi avendo un buco. Dov'è il buco? Ah, era direttamente qui il buco. Essendo qui il buco, qui noi possiamo fare anche una sbarrata per ora. Ok. Quindi tipo. Qui è dove metteremo un sign che bloccherà l'acqua in modo che io verrò rallentato e prenderò solo mezzo cuore di danno se non ho i miei boot falling boot, insomma quelli. Si può fare, si può fare. Ok ragazzi, il circuito per il pistone è davvero molto semplice, mi sembra di aver già intuito quello che voglio fare. Allora, ho piazzato un pistone lì, è appiccicoso, e ci piazziamo anche qua il blocco. Ora prendiamo un bottone, vediamo se ce n'ho già uno. No. Ok, ci serve un bottone. Serve un bottone e una torcia di redstone che non abbiamo ma che possiamo tranquillamente creare. Non ci servirà nemmeno un pezzo di redstone proprio fisico, solo la torcia teoricamente, se i miei calcoli sono giusti. Quello che voglio fare è una sottospecie di inverter, insomma. Io qua ci piazzo il bottone, dall'altra parte ci piazzo la torcia, in modo che come standard il pistone sia attivato. Appena premo il bottone si disattiva perché la torcia verrà spenta. Poi appena cado si riattiva e quindi si richiude. Il principio è questo. Ora, il problema qual è? Che qui c'è troppo casino. Chi non la nota sta cosa? Bisogna camuffarla, cioè. Magari più camuffosa. Poi appena comparirà anche la sabbia, magari è una duna di terra che qualcuno si è dimenticato di togliere, secondo me. Asta. Quindi ora il prossimo passo è prendere un sign e dell'acqua. L'acqua ce l'ho già, ne sono sicuro. Devo trovare anche un posto per questi music disc. E poi mi servirà un sign, abbiamo detto. Sign che comunque abbiamo in quantità industriale. Perché ho due secchi? Vabbè, uno lo ce lo teniamo per sicurezza. Quindi già da ora dovrebbe fungere. Perché cioè, questo blocco mi dà fastidio, vabbè. Veramente dura così poco. Ah beh, dai, funge. Allora, per appunto allentare ancora di più la discesa, facciamo così. E mettiamo tutte torce, belle belle. Queste non le posso togliere però. Beh, potrei metterlo lì. Ok, quindi possiamo togliere anche questi. Ok. Ora, quello che in realtà volevo fare è mettere qua tutto ghiaccio. Tutto ghiaccio, in modo che correndo fosse più veloce. Io arrivo, premo, entro. Ma ci deve essere anche un modo per chiuderlo da dentro. Mi servirà un altro bottone. Ok, andiamo anche a prendere un altro bottone e
E poi sì, bisognerà trovare un modo di prendere del ghiaccio, soprattutto perché non abbiamo del silk touch e quindi bisogna fare un incantamento su una picca o su una shovel. Penso sulla shovel così sprechiamo meno diamanti, ecco. Una shovel ne sprechi uno, un picco ne sprechi tre. Quindi sì, un bottone e poi ci diamo un incantamento, anche se penso che questo episodio si allunga abbastanza per oggi. Considerando che in teoria stamattina avete visto l'unboxing. Vi è piaciuto? Vi è piaciuto? Secondo me sì, vi è piaciuto. A me è piaciuto. Sì, bottone. No. Ok. È tutto ciò che mi serve? Siamo sicuri? Are we sure? Qua ho tante cellule anche che potrei utilizzare in qualche modo. Potrei dire vero metterci anche un kart. Beh, non funge molto quella cosa però. Vabbè, qui si rimedia molto facilmente. Ok, qua per appunto ci puoi mettere del glass, eh sì, dell'ice, ma di coperto da degli slab. Per chi non lo sapesse, facendo in questo modo mantiene la sua proprietà di far scivolare, però diciamo è protetto dalla luce, se no si scioglie. Ok. Per chi non sapesse, questo l'ho copiato da Blini Beast, tanto per dire, ecco. Non proprio così, lui ha usato un meccanismo di redstone diverso, ma l'idea della porta che si apre e si chiude l'ho vista da lui. Tanto perché sennò voi vi... Dai, hai copiato quello! Sì, e allora? A dire il vero non l'ho copiato, ho copiato l'idea ma l'ho fatto in un modo diverso. Ho usato il flip flop, che alla fine ho usato pure lui, però lui ha usato più stile inverter. Vabbè, lasciamo stare. Quindi, per questo video è tutto. Ciao a turuturu tutti. Bla bla bla. Aiua eua. Aiua eua. Basta.